Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo Alessandro D'Alessio della Procura di Castrovillari. Buonasera signor procuratore, come sta? Bene. È la nuova nomina, è appena da 5 giorni con questo nuovo incarico. Io la ringrazio particolarmente perché mi ha concesso l'intervista. Innanzitutto, tutto quello che lei ha detto lo colgo come un augurio, Ecco. e in questo senso lo accetto, però non c'è ancora niente di ufficiale, ancora ci deve essere la delibera del Consiglio Superiore, quindi incrociamo le dita. Ovviamente se fosse così, sarei estremamente contento perché è una scelta che ho fatto volontariamente e perché ritengo che la Calabria sia in questo momento, sotto il profilo giudiziario, una delle regioni di maggiore interesse. Ripeto, non c'è ancora nulla di ufficiale, speriamo che si concluda tutto bene e in questo senso quello che lei ha detto lo colgo, siccome so l'affetto che lei mi porta e che è assolutamente ricambiato, lo interpreto come un buon auspicio e incrociamo le dita. Grande esperto di criminalità organizzata campana, quindi Napoli e provincia, Caserta e provincia, che lei segue dal 1991. Lo ritroviamo a Santa Maria Capua Vetere, è stato a Santa Maria Capua Vetere per tanti anni, è stato alla DDA di Napoli ugualmente per tanti anni, ha partecipato al processo Spartacus, che noi sappiamo tutti, un processo importantissimo che è stato, diciamo, paragonato al grande processo di Cosa Nostra, quello diciamo di Falcone di Palermo. Ecco, in questi ultimi anni si è interessato anche dell'ambiente. Noi sappiamo che la Campania ha la maglia nera per l'ambiente. Come si trova in questa nuova situazione, in questo nuovo stato? Allora, tutta una veste che in questo momento non esiste ancora dal sarto e speriamo che il sarto la completi e la completi bene. Ovviamente, nel caso fosse così, sarei estremamente onorato, sarei estremamente contento per il riconoscimento che mi viene fatto e nel contempo sarei anche ragionevolmente preoccupato di essere all'altezza di un impegno che si prospetta sicuramente molto intenso e complesso. Ricordiamo che il procuratore ha portato a successo tantissime inchieste, inchieste che hanno dato fastidio non poco alla Camorra, tant'è che è stato minacciato più volte di morte, come nel 2008 da Augusto Latorre, che era un boss di Mondragone e dell'omonimo clan, e è stato condannato all'ergastolo, ecco, per la strage di Pesco Pagano, ecco, con 5 morti innocenti, feriti o stesso innocenti. Ecco, che cosa ricorda di questo personaggio? C'è un processo in corso per un omicidio, lui ha avuto condanne definitive per vari processi e ovviamente attraverso poi i temperamenti che il nostro ordinamento prevede in materia di esecuzione di pena, sia di ufficio sia su istanza di parte, la pena complessiva poi alla fine deve essere ancora definitivamente determinata e ci sono poi altri processi pendenti. Che ovviamente, di cui ovviamente non parlo perché me ne sono E certo, occupato per in carità. precedenza e in parte poi se ne stanno occupando altri colleghi. La sua situazione è mista, c'ha delle sentenze di condanna definitive e c'ha dei procedimenti che ancora sono in corso, fra cui anche quello a cui ha fatto riferimento lei. Un suo mantra è stato spesso questo: la Camorra non l'abbiamo sottovalutata, l'abbiamo sottovalutata, non abbiamo mai pensato che potesse toccarci direttamente, e invece ci tocca direttamente perché ha toccato tutti gli strati della società. Ecco, se lo ricorda questo fatto? Lo ricordo perché ne sono profondamente convinto, quindi fa parte un po' del mio DNA. Eh sì. Penso che ci sono due visioni della criminalità organizzata in genere. Quella che io definisco più pacificante, no? Considera la camorra come un fenomeno criminale puro, nel senso che è fatto di azioni, fra virgolette, militari, di omicidi, di spaccio di droga, di reati che ci sembrano sotto questo profilo lontano da noi. Ed è una visione verso la quale io mi sono sempre battuto, ma non per un convincimento personale, perché era un'idea che mi sono formato
non soltanto facendo il mio lavoro, ma proprio da cittadino, perché la criminalità organizzata, la camorra in particolare, come tutte le forme di criminalità organizzata di quel tipo, si sono strutturate a immagine e somiglianza della società civile e quindi hanno cercato di sfruttare tutte le potenzialità a fini di lucro che le attività civili potevano porre, avendo a disposizione un'arma che la pone automaticamente fuori dal gioco, diciamo, ordinario, cioè quello di far paura, quella dell'intimidazione. La camorra non è soltanto colui che spara, colui che spaccia la droga o colui che fa usura, ma è anche imprenditoria, è anche rapporti con la politica, è anche acquisizione di linee privilegiate di credito. E in questo senso, se una persona ci riflette, diventa ancor più pericolosa perché, non essendo più quel fenomeno che uno può considerare lontano da sé, l'omicidio è una cosa che, diciamo, normalmente potremmo pensare che non ci interessi perché riguarda gli altri, come pure in passato si poteva dire, quando la camorra si fa parte dell'organizzazione sociale, è diventata imprenditrice, è diventata politica, è diventata. E ovviamente quando la camorra non è più un fenomeno solo criminale, cioè fatto per esempio solo da quelli che sparano, solo da quelli che vanno a fare l'estorsione, ammesso che anche questi fenomeni non incidano sulla vita di tutti i giorni. Quando la camorra diventa imprenditore, politico e via discorrendo, credo che la presenza tangibile su ognuno di noi sia estremamente evidente. Quindi è sicuramente ancora pericolosa e sicuramente un fenomeno ancora da combattere, non soltanto a livello militare e investigativo, ma anche e soprattutto a livello di coscienza, di educazione e di formazione dei cittadini. Un'altra cosa che lei ripeteva spesso, non esiste la camorra, ma le camorre. E ad esempio lei diceva sempre, ripeteva sempre, la camorra è casertana, è mafiosa. Devo dire che le indagini giudiziarie dimostrano sino a questo momento che la camorra casertana, a differenza non di tutte, ma di gran parte delle organizzazioni omologhe, per esempio del Napoletano, è stata un'organizzazione, è un'organizzazione capace di insinuarsi nei circuiti della vita sociale, per esempio nel settore dell'imprenditoria, per esempio nel settore degli appalti, per esempio nel settore della politica. Cosa che non tutte le organizzazioni dello stesso tipo riescono a fare e che quando viene fatto, come nel caso della Camorra Casertana, è l'indice di una maggiore pericolosità dell'organizzazione, perché lei comprenderà che non è semplicissimo stipulare rapporti con gli imprenditori, andare a condizionare gli appalti, È possono evidentemente normale. una capacità dell'organizzazione di muoversi ad altissimi livelli con le complicità giuste, di cui non dobbiamo mai dimenticarci. Allora, ha sempre dedicato molta attenzione ai ragazzi, soprattutto alla prevenzione. Ricordo molto bene un bellissimo discorso fatto a centinaia di ragazzi di Libera che sono venuti tanto tempo fa a Cellole ed erano ragazzi arrivati da varie regioni per i campi di lavoro su di un bene confiscato a Sessa Aurunca. E lei ricordò il personaggio di Alberto Varoni, un imprenditore che non si era lasciato intimidire dai clan, dalla criminalità organizzata e fu ucciso. E quindi fu, diciamo, ricordato questo personaggio e in questa occasione lei disse ai cittadini, ai ragazzi, che la cosa più difficile è essere un buon cittadino. Anche questo lo ricordo, mi piace perché oggi stiamo praticamente rivivendo cose del passato ma estremamente attuali. Ricordo bene quell'incontro come ricordo tutti gli incontri che periodicamente ho fatto, che mi hanno dato sempre grande gioia con i ragazzi. Lo ricordo con piacere perché, come dicevo prima, guardi come si collega la sua domanda alla mia risposta precedente, eppure non era concertata, no? Di questo mi può dare riscontro lei. Come tutti i fenomeni di degenerazione criminale non possono essere affrontati se non dalla presenza di cittadini consapevoli, e un altro mio mantra è la consapevolezza nasce innanzitutto dalla libertà del voto, per esempio, che deve tornare ad essere il momento nel quale si esprime un giudizio su chi ci amministra.
se sei bravo ti do il mio consenso e continui a rappresentarmi, se non sei bravo non ti do il mio consenso e te ne vai a casa. Quando questo sistema salta, nel senso che il consenso viene comprato, pagato, acquistato in altri modi o ha dato per altre ragioni da quelle di un giudizio critico su chi ha amministrato, il sistema democratico salta. Perché non ci sarà il miglior amministratore o quello reputato tale dalla collettività, ma ci sarà chi è stato bravo a conquistare il consenso sperando con metodi che non siano addirittura di tipo intimidatorio. Mi ha fatto piacere che lei ha ricordato Alberto Varone. Alberto Varone, lo ricordiamo, era un imprenditore che si ribellò allo strapotere del clan Esposito, detto Debuzioni di Sessaurunca, negò la cessione di un locale che era sul corso principale di Sessaurunca e che era stata chiesta personalmente dal capo del clan. Fu per questo punito e ucciso mentre svolgeva il suo faticoso lavoro, che consisteva nell'alzarsi alle 3 del mattino, recarsi a Caserta per andare a prendere i quotidiani che poi distribuiva alle varie edicole, sembra storia di tanti anni fa, forse di molti anni fa, del 91, e pagò con la vita la sua capacità di non piegarsi al clan. È una delle indagini che più mi è rimasta impressa nella mente, E la così so che come nel cuore. mi è rimasta impressa nella mente, e la porterò sempre con me, l'altra storia. Quella del duplice omicidio dell'87 a Castelmorrone, dei carabinieri Ganci e Pignatelli, due giovanissimi ragazzi, peraltro non campani, uno era pugliese e l'altro era siciliano, che si imbatterono all'epoca in coloro che erano dei rapinatori, che poi divennero anche esponenti del clan dei Casalesi, dei killer del clan dei Casalesi, e cercarono coraggiosamente di arrestarli. Non ci riuscirono, furono scaraventati fuori strada e furono trucidati. Lucia, Aver me la ricordo. scoperto a distanza di anni tutti gli autori di quel duplice gravissimo fatto omicidiario, sul quale si era celebrato un processo fallimentare, che aveva portato alla condanna in primo grado di un innocente, che era stato poi assolto in appello e che si era concluso con nulla di fatto, l'essere stati capaci, con la collaborazione strepitosa dei carabinieri di Caserta, di individuare i veri autori, è stato insieme al processo per l'omicidio Varone, con la condanna all'ergastolo del mandante dell'omicidio, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni personali, È perché è stato uno di certo. quei momenti nei quali mi sono sentito veramente utile. Non dimenticherò mai l'abbraccio che mi tributò l'anziana madre vestita di nero di uno dei due carabinieri quando la Corte d'Assise di Santa Maria pronunciò la sentenza di condanna all'ergastolo, dove ovviamente non c'era Sono soddisfazione. soddisfazione, è No, certo. ma non c'era soddisfazione ovviamente per l'ergastolo, c'era solo soddisfazione di aver fatto giustizia, cioè È di giustizia per la di mamma aver detto soprattutto. non si possono ammazzare impunemente nessuno, in particolare non si può ammazzare impunemente due giovani carabinieri indifesi Servitori dello Stato, certo. dello Stato. Ed a proposito di imprese, hanno parlato, hanno dato l'allarme in quest'ultimo periodo sia il procuratore Melillo che il procuratore Gratteri. Il procuratore Melillo ha detto adesso queste imprese tra un po' le consegniamo direttamente alla criminalità organizzata, perché sappiamo tutti che c'è poca liquidità, pochi soldi in giro e quindi molto spesso sia cittadini che imprenditori si rivolgono agli usurai e molto spesso dietro gli usurai c'è la criminalità organizzata, vengono imposti degli interessi stratosferici, non si riesce a pagare e l'imprenditore è costretto a cedere la propria impresa. Ugualmente allarme lo ha diciamo, manifestato il procuratore di Catanzaro Gratteri, il quale ha detto oggi l'impresa si relaziona direttamente con l'andrangheta, quindi insieme opprimono le imprese legali e quindi perdita anche qui di imprese. Lei che oggi è procuratore capo, ci esprima lei il suo parere su questo allarme che è non da poco. Lasciamo stare la questione procuratore e commentiamo le No, a me cose piace, a me veramente piace e faccio il che sono tifo, state va bene. dette così autorevolmente dal procuratore Gratteri e dal procuratore Melillo. Tra l'altro, dopo mi deve consentire una breve digressione. Dicevo,
come si fa a non condividerle in questo momento? In questo momento in cui da un anno stiamo vivendo una fase drammatica della nostra vita per l'emergenza pandemica, in cui c'è stato un crollo vertiginoso del PIL, in cui le persone, e io mi sento sotto questo profilo un privilegiato, e lo dico veramente abbassando la testa, perché ci sono persone che oggi non riescono davvero a guadagnare nulla, perché si è bloccata praticamente l'economia, ci siamo tutti come ibernati. La vita si è bloccata. Come si fa a non pensare alla capacità di chi ha soldi accumulati illecitamente di poter sfruttare questo momento andando ad utilizzare questo denaro per acquistare attività imprenditoriali e per sbarazzarsi di un imprenditore magari onesto e per bene che non ha potuto fare altro che subire interamente questa crisi? Rispetto a questa situazione, due sono, diciamo, le strade da percorrere, a mio avviso. La prima spetta alla politica, quella di essere vicino a queste persone, ma vicino in maniera pratica e concreta, come pure si è cercato di fare, quindi cercando in tutti i modi di alleviare questo momento, sia sul piano, diciamo, degli impegni che si chiedono a queste persone, sia sul piano proprio dell'aiuto pratico. Ovviamente, vede, gli effetti negativi della criminalità organizzata e non nel nostro paese. Quando ci si muove per fornire giusti aiuti alle persone che sono in difficoltà, la presenza di un fenomeno criminale molto attivo genera delle paure, cioè la Certo. paura che queste organizzazioni possano estromettere chi ne ha veramente necessità ed accaparrarsi quei soldi. Lei credo che ricordi bene quello che è successo in Campania, per esempio, nel post-terremoto dell'80, no? Dove Sì, addirittura indagini hanno accertato che quei soldi che dovevano servire a dare una casa a chi l'aveva persa in quell'altra immane tragedia furono in realtà oggetto addirittura di una trattativa con degli esponenti della camorra per far certo. ottenere a degli imprenditori quel denaro. Oggi quindi bisogna aiutare le persone e bisogna che ognuno, anche la magistratura, faccia il suo dovere per monitorare con estrema attenzione, veda perché c'è bisogno di una cittadinanza attiva, per monitorare con estrema attenzione che questi flussi di denaro vadano effettivamente a chi ne ha bisogno, a chi garantisce un impiego produttivo di questi flussi. Certo. Immagini il disastro che sarebbe se noi vedessimo questi soldi andare ad alimentare, come è successo in passato, le casse della camorra. Lei immagini il danno oltre la beffa per le persone che stanno soffrendo in questo momento. Questo è un problema che deve tutti come cittadini vederci estremamente attenti. Quindi le parole di Gratteri, le parole di Melillo sono parole estremamente sagge che oltre che stimolare la repressione investigativa, sono convinto, mi auguro, che stimolino anche la capacità dei cittadini di essere vicini allo Stato in questo momento e di porre un argine, che è quello poi fondamentale, di tipo culturale, di tipo civile, a qualunque forma di degenerazione. Perché poi alla fine il vero danneggiato della criminalità organizzata è il cittadino. Io questo vorrei E che fosse. certo, e beh, io lo dico E i sempre. soldi che io spero di avere come imprenditore per riprendermi dalla mazzata che il coronavirus mi ha prodotto in quest'anno vanno nelle tasche della camorrista, che magari poi l'impiega per acquistare stupefacenti o per corrompere pubblici amministratori. Ma io che stato sono se non riesco ad intervenire, ad evitare che questo si verifichi o se si verifica ad intervenire in maniera dura? Ma e parliamo di un altro reato, quello dell'abuso di ufficio, che si ritrova tanto spesso nei reati urbanistici. E lei si è occupato in quest'ultimo periodo anche dei reati urbanistici, guidando la quinta sezione. Ecco, questa riforma sull'abuso d'ufficio si ha perché l'abuso d'ufficio è stato immesso nel decreto semplificazioni. Semplificazioni che in eredità, cioè viene dopo. Diciamo la spazzacorrotti, deriva dalla spazzacorrotti praticamente, si è abbreviato l'iter, quasi si è annullato, è intervenuto anche su questa faccenda la Cassazione. Lei che cosa ne dice? È stato ridisegnato. Ora Ridisegnato, veda, bene. il delitto di abuso d'ufficio, non scendiamo troppo nel tecnico, se no annoiamo Sì, anche perché c'è un sacco di domande da farle. allora, molto velocemente.
L'abuso d'ufficio era un delitto che puniva il cattivo utilizzo del potere d'ufficio da parte del pubblico ufficiale. Quando il pubblico ufficiale, invece di utilizzare come avrebbe dovuto fare il potere che gli era conferito come servitore della legge, lo utilizzava per avvantaggiare qualcuno o per danneggiare qualche altro. Tipico esempio, per esempio, la raccomandazione o il superamento del concorso da parte del pubblico ufficiale che favoriva un suo candidato. Questa norma collide fortemente con il fatto che la pubblica amministrazione deve avere una sua libertà di azione, veda come il delitto inquina come un cancro l'organismo. Cioè il pubblico ufficiale, soprattutto quando ha poteri discrezionali, deve poterli utilizzare e risponderne poi nelle sue sedi, che sono anche quelle della responsabilità politica, magari utilizzarli male, ma utilizzarli in buona fede. La presenza dell'abuso di ufficio che fu già modificato nel 90 è stato visto per lungo tratti dalla dottrina, ma anche dalla pubblica amministrazione, come un momento di eccessiva ingerenza del magistrato sull'attività del pubblico ufficiale, della pubblica amministrazione in genere. E quindi il pubblico ufficiale non si sentiva, fra virgolette, sicuro, perché diceva: non posso essere sottoposto a un controllo così stringente che magari incide anche sul mio modo di amministrare, che potrebbe essere sbagliato, ma non è detto che sia delittuoso. Nel 90 ci fu una prima modifica, recentemente, veda, nell'ottica appunto della semplificazione, se n'è fatta un'altra, che ha scorporato dal cerchio ampio che prima caratterizzava l'abuso d'ufficio una fetta. Oggi si incrimina con l'abuso d'ufficio non, diciamo, il cattivo uso del potere discrezionale, ma la violazione di specifiche regole di condotta dell'esercizio del potere, quindi l'attività vincolata. Quindi io non ti posso più andare a dire se tu utilizzi bene o male quel potere, quello che te lo vedrai nelle tue sfere. Io devo andare a vedere se ci sono delle regole che ti impongono di comportarti in certo modo e tu lo hai violato. Ovviamente questo ha portato alla depenalizzazione di tutto quello che non è compreso nel cerchio attualmente vigente. La Cassazione ha cercato in parte di recuperare, dicendo che forse non tutto quello che si voleva eliminare si è eliminato. Certo, la norma sull'abuso d'ufficio è una norma estremamente delicata, perché diciamo che si muove su un crinale che poi è molto più ampio, del rapporto tra amministrazione e giurisdizione, che è un rapporto molto delicato sul quale il nostro paese avrebbe bisogno di fare una riflessione seria, riflessione che negli anni passati non è stata fatta perché la giustizia è diventata un terreno di È scontro vero. e indubbiamente la giustizia ha bisogno di riforme, ma ha bisogno di riforme fatte da persone per bene È che hanno certo. veramente l'interesse che questo servizio funzioni bene, specialmente adesso che poi l'Europa ci verrà a rendere conto perché ci saranno dei soldi e ovviamente vuole che i soldi siano impiegati in maniera corretta e nella correttezza del servizio c'è anche la funzionalità, la correttezza del servizio giustizia. Marta Cartabia è il nuovo ministro della giustizia, è la prima donna ad essere presidente della Corte Costituzionale e lo è stata in passato. Ecco, crede in una giustizia sociale dal volto umano. Sta mettendo mano alla giustizia, alla riforma della giustizia, perché i processi sono sempre più lunghi e naturalmente lei parte dalla prescrizione, prescrizione che si dice allunghi il processo notevolmente, però d'altra parte senza la prescrizione non ci sarebbe, sarebbe un innocente sotto diciamo, processo a vita e uno che ha commesso dei gravi reati avrebbe la condanna chissà dopo quanti anni e quindi la prescrizione insomma in un certo senso è anche necessaria. Ecco, lei vuole ancorare, io ripeto le testuali parole per non sbagliare, vuole ancorare la prescrizione ai diversi gradi di giudizio, ecco, cioè dare un tempo limite per ogni step, per impugnazioni e celebrazioni. La prima innovazione che già ha portato è l'ufficio del processo, che rafforza la capacità decisionale del giudice, inserendo diciamo, i cosiddetti assistenti. Lei che cosa ne pensa di questo assaggio di, diciamo, di rivoluzione, di innovazione della giustizia? Innanzitutto,
la prescrizione è uno degli effetti delle difficoltà, attenzione bene alle parole, di struttura di uomini e di funzioni del servizio giustizia. Io ho detto sempre, la prescrizione è un termometro. Mi auguro che non si pensi di risolvere il problema della febbre semplicemente distruggendo il termometro e quindi facendo finta che uno la febbre non sa quant'è perché non ha il termometro per misurare. Che cosa voglio dire? Che a me sta bene tutti i discorsi sulla prescrizione, purché però non si dica reintroduciamo la prescrizione che in precedenza era stata in parte, diciamo, sterilizzata, no? Perché dopo la sentenza di primo Sì, grado la prescrizione certo. non ricorreva più. E si dia l'illusione che reintroducendo la prescrizione Tutte si le cose produce vadano l'effetto di bene. speditezza del processo. La prescrizione non è, come dicevo prima, la malattia. La prescrizione è il sintomo della malattia. E quindi non è certamente intervenendo continuamente sulla prescrizione che si otterrà Si quello che invece risolve la situazione. dobbiamo avere. C'è un processo molto più rapido, veloce e sicuro. In questo senso, quindi, ritengo, quando sarà introdotto un sistema più o meno efficace, si potrà porre anche un problema di limitazioni all'operatività della Sì. prescrizione o si potrà introdurre un sistema di prescrizione molto più rigoroso di quello che c'è adesso. Ripeto, effetto prescrizione, non causa. E io ritengo forse sia più corretto agire sulle cause. Per quanto mi diceva lei, l'ufficio del processo dovrebbe essere questo in sostanza, l'esistenza di un vero e proprio staff del magistrato. Uno staff che prepari al magistrato delle relazioni, che faccia delle ricerche, insomma, come tutte le organizzazioni un po' più complesse, il terminale di quell'organizzazione sfrutta, fra virgolette, il lavoro di uno staff che c'è alle sue spalle, che le raccoglie. Certo. Lei immagina, no? Le raccoglie le domande, le raccoglie la documentazione quando lei deve intervistare una persona o fare il suo lavoro. Ovviamente, come tutte le cose di questo tipo, ben vengano, perché ovviamente migliorano il lavoro. Ben vengano, nel senso, cioè, è una riforma, per carità, mi piacerebbe molto. Mi auguro solo che sia realistica. Potrebbe essere una riforma che possa aiutare i magistrati a lavorare meglio e più celermente. Il presidente De Carolis di Prosedi, Giuseppe De Carolis di Prosedi, sì, presidente della Corte d'Appello di Napoli, intervenuto, diciamo, ha aperto l'inaugurazione, insomma, dell'anno giudiziario, ha parlato anche lui di prescrizione, degli allungamenti dei processi che sono interminabili e ha parlato di una cosa, diciamo, del periodo un po' critico che c'è oggi tra magistratura e politica, anche alla luce del fatto che diciamo di quella possibile partecipazione al sindaco di Napoli da parte del sostituto procuratore generale Catello Maresca. Dice, ha detto lui, ha ripetuto anche il procuratore generale Luigi Riello, ha detto bisogna finirle con questi trenini che vanno e vengono, queste porte girevoli, cioè alludendo ai magistrati che vanno in politica e poi ritornano in magistratura. Ecco, lei che cosa ne pensa al riguardo? Ovviamente non faccio riferimento al caso concreto perché non è importante il caso concreto. Sono importanti ancora una volta i principi. Ci sono due delicati valori. Il primo è quello dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato, di tutti i magistrati, che non è legato ovviamente solo alla politica, ma è legato anche alla credibilità di come si lavora, alla Naturale. credibilità dei rapporti che si intessono, Sì. ai comportamenti che ognuno ha. Quindi il magistrato deve essere credibile, come diceva il grande Sandro Pertini. E questo è un primo punto. C'è un'altra libertà costituzionalmente garantita a tutti, e i magistrati sono anche loro cittadini e devono godere delle stesse libertà costituzionalmente protette, che è quella della libertà di partecipare alla competizione politica, non solo come elettori, ma anche eventualmente come eletti. Quando ci sono due equilibri costituzionali in gioco, la Corte e i padri costituenti, innanzitutto, ci hanno insegnato che bisogna ricorrere al cosiddetto bilanciamento degli interessi in gioco. Chi deve farlo questo bilanciamento? Lo deve fare il Parlamento.
Certo, io devo dire, la mia idea personale è questa, che vedere da cittadino il mio magistrato che senza soluzione di continuità passa dalla magistratura alla politica non mi piace, ma questa è la mia idea da cittadino, perché avrò sempre dubbi e se non ce l'avrò io ce l'ha il cittadino a fianco a me, che quel magistrato abbia potuto orientare, siccome noi dobbiamo non soltanto essere, ma anche apparire credibili la propria attività. Sono altrettanto contrario, di conseguenza, al fatto che il magistrato, dopo l'esperienza politica, rientri in magistratura magari nello stesso posto in cui ha svolto la sua partecipazione politica. Io credo che ripeto, la soluzione deve trovarla la politica. Io credo che la soluzione potrebbe essere questa. Chi vuole partecipare all'agone politico e ha diritto di farlo, esca dalla magistratura o chieda un trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato prima di competere e dopo che ha partecipato alla competizione, a maggior ragione se ha svolto attività politica, non rientri in magistratura, ma non rientri in particolare nel luogo in cui ha svolto attività politica. Bisogna bloccare le porte scorrevoli, bisogna bloccare, non impedire il diritto, perché ripeto, credo che sia difficile poter dire che io non mi posso candidare perché sono magistrato, però mi si potrebbe dire, se ti vuoi candidare hai possibilità di farlo, però siccome non fai l'idraulico, con tutto il rispetto per gli idraulici, ma mi riferisco ovviamente alla credibilità dei ruoli, Che sono rari, tra l'altro. esci dalla magistratura, fai la politica e quando rientri vai a fare l'intendente di finanza, piuttosto che il magistrato. Ed a proposito di Catello Maresca, il procuratore Catello Maresca, che io dico sempre di aver adottato come figlio, ha scritto un bellissimo libro, però un libro un po' particolare, non è un saggio, è il primo suo romanzo, che si chiama Le radici del male e parla proprio diciamo, in ricostruzione narrativa di un magistrato e di un criminale. Il magistrato che vuole acchiappare, prendere, arrestare, il criminale che vuole ucciderlo. Praticamente si parla della camorra dagli anni 70 ad oggi, quindi alla morte di Cutolo che è avvenuta poche settimane fa. Dunque, parlando del procuratore, del presidente della Corte d'Appello Luigi De Carolis di Prosedi, lui ha manifestato disappunto su quei santuari, diciamo, quegli altarini che ci sono oggi diffusi nelle parti storiche di Napoli, più popolare di Napoli, altarini che sono commemorativi diciamo, di ragazzi, di boss, di baby boss che sono morti, diciamo, magari in organizzazioni interne loro, diciamo, in contrasto con le forze dell'ordine. Insomma, stanno sorgendo questi altarini. E l'altro giorno due carabinieri sono andati a Marano, in una chiesetta che si chiama la chiesetta di Maria Santissima della Centura e della Consolazione, dove hanno trovato due quadri votivi dedicati a Lorenzo Nuvoletta. Lorenzo Nuvoletto è un boss, è il mandante dell'omicidio del giornalista Siani, e sono stati questi quadri votivi per devozione, diciamo così, da 40 anni in una teca. Ecco, nessuno, diciamo, se ne è accorto, nessuno ha parlato mai di questo fatto. Ancora una volta, sacro, profano, culto, can. Insomma, lei come vede questo miscuglio, diciamo, un po' che dà problemi? Allora, una delle cose che più mi ha colpito nella mia esperienza, oggi stiamo facendo un po' un lavoro di ricerca nella memoria con lei, ma una delle cose Beh, sì. nel Perché 14. è finalizzato al fatto che va. No, è finalizzato il fatto che sto invecchiando. Una delle cose che ricordo di più, il 14 febbraio del 94 ci fu un omicidio a Casal di Principe. Una persona fu uccisa proprio all'ingresso della sua abitazione. Io mi ricordo che mi recai sul luogo e entrammo nella casa di questa persona che era stata uccisa. Sa cosa mi colpì di quella casa? Che sembrava una chiesa. Era piena di statue, di ampolle, di immagini. Sembrava veramente una chiesa. E mi colpì il fatto che questa persona, che ovviamente era in odore di camorra,
di come ci fosse questo culto, ha detto lei bene, quasi, quasi pagano per la religione. E io mi chiedevo, e me lo chiedo per la verità ancora oggi, nonostante sia un po' meno giovane, diversamente giovane rispetto ad allora, come si potesse conciliare l'insegnamento di Cristo con l'adesione ad un'ideologia che uccide, Sì. senza, si ricordino le parole, per esempio, di Giovanni Paolo II, l'anatema che lanciò sui mafiosi. Questo per dire che cosa? Si riallaccia ancora una volta a quello che dicevamo prima. Ci sono delle attività nelle quali l'impegno della persona è talmente pregnante, talmente sinergico tra la persona e l'attività. E in queste c'è quello del magistrato, che dicevamo prima, le scomodità, no? Di non Certo, potersi candidare, certo, ma ci sono i giornalisti, ci sono gli insegnanti, ci sono i sacerdoti. Perché, veda, quando un sacerdote, un insegnante, un giornalista, un magistrato, non a livello necessariamente di codice penale, ma a livello etico, hanno un comportamento negativo, l'amplificazione di quel comportamento sulla gente, sul cittadino comune, è davvero pernicioso e gravissimo. sì. Io sono rimasto veramente sconvolto da come, ma scusi, lei si meraviglia, ma perché gli inchini che vengono fatti, le letture sui palchi durante le feste di messaggi di solidarietà alle famiglie di mafiosi, con la gente che applaude, Le ma minacce ai collaboratori di giustizia. minacce ai collaboratori, sono cose. Io dico che Inaudite, io credo che inaudite, queste persone che si sono rese responsabili di cose del genere, indipendentemente dalla loro responsabilità penale, che non mi interessa in questo momento, andrebbero cacciati via da quel certo. ruolo che stanno esercitando. È davvero stupefacente che ci fossero all'interno della Chiesa dei quadri Due quadri. regalati da Nuvoletto. Ho letto un bellissimo articolo del collega Armando D'Alterio, che all'epoca si occupò proprio dell'omicidio Siani e riuscì brillantemente a individuare gli autori dell'omicidio facendoli condannare all'ergastolo, che diceva andrebbe fatto un atto contrario in questo momento. Andrebbero messi a disposizione della collettività, ma ripeto, il valore non è tanto negli oggetti in sé, è nel creare terra bruciata intorno a queste persone. Queste persone dovrebbero sentire la solitudine della loro malvagità e Certo. noi non dobbiamo essere complici in nessun modo, ma complici vuol dire Una cosa anche inaudita. deferenti nei confronti di queste persone. Gli altarini di Napoli. Ma voglio dire, io mi sarei aspettato una ribellione forte della gente, perché tutto il rispetto e la pietà possibile per la fine di una vita umana, che è un dramma in quanto tale, ma quello è un dramma da vivere privatamente. Ma perché mi devi celebrare la fine di una persona, imporla violentemente agli altri, facendo l'altarino, facendo il murales di una persona che, per carità, tu devi ricordare nel tuo dolore, e ti consento assolutamente di ricordare. Ma perché devi imporla a me cittadino di una persona che peraltro è morta durante l'esecuzione di un delitto? Ma io credo che veramente, io non me la prendo con chi, con i parenti, ma me la prendo con chi li ha fatti, me la prendo con le persone che non si indignano e si muovono loro stessi per la rimozione di Ma io questi. tante volte ho detto bisogna ritornare a scandalizzarsi. Bisogna ritornare a Non scandalizzarsi, bravissimo. ci scandalizziamo più di Non ci niente. scandalizziamo più di niente. Per cui, ecco, leggere, sì, ma come si fa a togliere? Bisogna, qualcuno ha detto, anche partendo da posizioni istituzionali, bisogna trovare delle forme diverse di celebrazione. Ma che cosa celebrazione? La celebrazione che io ammetto è soltanto quella dei familiari e dei parenti che, per carità, hanno perso un affetto e vanno rispettati nel loro dolore per questo, ma non imporre alla gente la celebrazione di queste situazioni, che vanno Certo. invece dalle persone assolutamente condannate e desecrate. Dunque, il procuratore generale Luigi Riello, parlando di Palamara, del caso Palamara, ha detto che la magistratura è una pandemia, diciamo, il caso Palamara è diventato una pandemia della magistratura. Ecco, nessuna indulgenza, dice lui, il procuratore generale Riello,
per Palamara. Certo è che insomma, era un sistema corruttivo che era diciamo, da parecchio tempo diciamo, che si prolungava. Quindi praticamente si è venuto a scoprire tutta una serie diciamo, di fenomeni corruttivi e lo stesso Palamara ne ha parlato nel suo libro Il Sistema, dove spiega proprio precisamente questo sistema come era organizzato. Ecco, l'articolo 101 della Costituzione dice che la giustizia è amministrata in nome e per conto del popolo italiano. Ecco, io mi domando in questo periodo in nome e per conto di chi si è stata amministrata la giustizia. Allora, Palamara dice: io facevo parte di un sistema Certo, non parlavo da solo, parlavo in generale. e ritenevo di operare come espressione di un sistema che ritenevo addirittura essenziale al buon funzionamento del sistema complessivo. Saranno oggetto di accertamenti che mi auguro rigorosi, perché i magistrati italiani, che nella stragrande maggioranza sono persone per bene e sono danneggiati da quel sistema che infatti favoriva soltanto alcune persone e danneggiava chi invece voleva essere veramente libero e quindi non voleva crearsi degli sponsor che poi tornavano ad essere dei dominatori di quella persona. Io mi auguro veramente che noi abbiamo una sola strada per riscattarci, fare ognuno di noi il proprio dovere. Questa volta da magistrato cittadino, indignarci e evitare nel futuro qualunque forma di complicità, perché veda, non è soltanto chi faceva parte di quel sistema che mi colpisce, ma anche chi a questo sistema si appoggiava. E credo che siano molti di più dei Palamara. Quindi mi È auguro quello che dico io, nessuno dei. che gli accertamenti consentano di capire A, chi faceva parte di questo sistema, B, chi ha utilizzato il sistema, perché Palamara da solo non poteva operare. Bravo, ma nessuno dei magistrati citati nel libro di Palamara ha smentito, fatto denuncia di diffamazione. Ci sono degli accertamenti in corso, sia in Perciò. sede penale, sia in sede di Consiglio Superiore, sia in sede di accertamenti di incompatibilità. Io ho fiducia nelle istituzioni, ci mancherebbe altro. Lei ha sempre Sono detto che la convinto. magistratura ha gli anticorpi, se lo ricordo, quindi Io credo che la tanto magistratura abbia gli anticorpi. Speriamo che questi manca. anticorpi Funzionino. siano vivi e reattivi. Io credo che l'umiliazione che abbiamo potuto sentire come magistrati nel Vero. vedere l'indignazione del presidente Mattarella quando si ricorda partecipò al Sì, sì, plenum lo sì, sì. scorso anno, io credo che quella debba essere una spinta di orgoglio. Io sono Certo. convinto che le istituzioni, ma lo dico veramente, hanno un duplice compito questa volta: A, fare giustizia giusta nel caso concreto, andando a individuare chi sono gli autori di comportamenti illeciti e sanzionandoli, e mi auguro che ovviamente non sia sanzionato il solo Palamara, ma Certo. ripeto, siccome è un sistema, spero che vengano smascherati e individuati tutti gli altri che di quel sistema hanno beneficiato, e lo facciano non soltanto per punire le condotte, ma anche per dare fiducia ai cittadini, Certo. perché io su questo credo che sia molto importante. Guai quel paese che perde la fiducia nella magistratura. Io non perché faccio il magistrato, ma a me, sin da giovane, mi ha sempre, diciamo, dando grande incoraggiamento l'idea che ci può essere un giudice libero che, anche se io vado a fare una controversia con la più grande potenza economica del paese, se ho ragione, mi dica che ho ragione. Certo. Questo è quello che la gente vuole dalla magistratura: la tutela dei diritti e che venga fatta in tempi ragionevoli. Questo dobbiamo essere Certo. noi a farlo, perché siamo persone che, tra le altre cose, hanno un ottimo stipendio, hanno un lavoro bello, e questa immagine. Io, per esempio, ho sempre pensato che il mio lavoro sia il più bello del mondo e mi sono sempre considerato un fortunato a farlo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi che questo bellissimo lavoro, peraltro anche ben retribuito, è un lavoro rispetto al quale si gioca un momento fondamentale della fiducia della Certo, gente. Io voglio certo. sempre che la gente pensi:
Può anche sbagliare quel magistrato, ma io ho in lui la possibilità che se ho ragione mi dica che Mi io ho dica Dio ragione, ragione. qualunque sia la mia controparte. Certo. Noi dobbiamo cercare di recuperare questa dignità, altrimenti non è la magistratura che crolla, ma è tutto il paese che crolla, è tutto il sistema. Il 23 maggio, quindi il mese prossimo, ricorrerà la strage, l'anniversario della strage di Capaci, dove morì Falcone, la moglie e tre uomini della scorta, tre poliziotti. Ecco, Falcone è ricordato soprattutto per un metodo, che fu a quel tempo giudicato rivoluzionario e oggi, nel 2021, ancora si dice che è efficacissimo ed è, diciamo, non si potrebbe fare di meglio. Ecco, in che cosa consisteva in particolare questo metodo che diede dei grandi risultati? L'arresto di Buscetta diventò collaboratore di giustizia, rivelò a Falcone per la prima volta l'esistenza di una cupola, quindi una cosa, un metodo favoloso, ancora oggi diciamo, giudicato validissimo. In che cosa consisteva? Ovviamente in poche parole, io credo che il metodo Falcone si muovesse su due direttrici diverse, ma confluenti tra di loro. Il primo era l'organizzazione. Falcone credeva molto nel lavoro di organizzazione, cioè di conoscenze concentrate e diffuse, perché il fenomeno mafioso era un fenomeno che richiedeva circolarità delle notizie, ma anche concentrazione negli organismi che devono combattere. Il secondo, il rigore investigativo. Era dovuta a lui quella famosa frase: segui il percorso del danaro. Quindi l'attenzione massima a tutti gli elementi indizianti, il rigore nella raccolta di quell'elemento, che significa, come quasi una levatrice, farlo nascere nel modo più puro possibile, ragionarci sopra, ed essere rigorosi nel vedere che cosa quell'elemento ti fa conoscere. È un sistema che quindi unisce insieme concentrazione e attenzione, ma anche tanta, tanta, tanta fatica. E questo che credo che di questo noi magistrati e noi cittadini in genere dobbiamo essere veramente tributari a Giovanni Falcone. Però mi consenta solo una cosa alla fine, visto che siamo nel campo della mozione degli affetti, mi consenta una cosa? Certamente. Volevo qui ricordare la figura di Luigi Fruzio. Veda, è stato il mio procuratore aggiunto negli ultimi anni presso la DDA. Una persona davvero, un uomo mite, buono, umile. Mi creda, lo ricordo veramente con grandissima commozione, perché è stata, io l'ho definita. Ho definito lui come una delle cose belle che ho vissuto a Napoli. E vorrei, attraverso lei, mi consenta un attimo questo spazio nel fatto privato. Vorrei che fosse ricordato perché è stata veramente una grande perdita per la magistratura, perché era un ideale di magistrato nel suo silenzio, nel suo rigore. Noi che lo abbiamo conosciuto, le assicuro, abbiamo veramente avuto una grandissima perdita. E non potevo oggi, in questa occasione, fra virgolette, pubblica che lei mi ha offerto, non ricordare la figura di questo grande amico. Allora, signor procuratore, procuratore capo, ecco, io la saluto, ci avviamo alla conclusione. Vorrei sapere da lei che cosa porterà a Castrovillari di Napoli e diciamo che cosa ricorderà particolarmente di Napoli. Se dovessi andare lì, la cosa che più vorrei portare da Napoli è l'ottimismo e la capacità di vivere sempre, anche nei momenti di grande difficoltà, con questa capacità di guardarsi intorno e di vedere magari anche solo il sole che splende ed essere incoraggiati ad andare avanti. Portarmi dietro la napoletanità.